Oggi la parola di Dio prende l'avvio da questo brano celeberrimo della lettera ai Galati, in cui si dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. E ci ricolleghiamo quindi a tutto quello che abbiamo detto nei mesi scorsi, negli incontri precedenti, no? L'Antico Testamento ha preparato pedagogicamente il popolo a capire ciò che doveva poi accadere con Gesù Cristo. Ma adesso è arrivata la pienezza dei tempi. Nei versi precedenti San Paolo aveva detto: prima eravamo sempre come dei figli, ma come dei figli minorenni, quindi sia nel senso di essere più piccoletti e capire di meno, e sia anche nel senso di essere incapaci giuridicamente, diciamo così, no? Cioè non pienamente figli, un po' come gli schiavi, dice lui. Adesso invece abbiamo la maturità, e questa maturità, molto bello, si esprime nel fatto che ci riconosciamo figli di Dio. Lo Spirito dentro di noi ci spinge, ci abilita, ci ispira a pregare Dio come Padre, e lo chiamiamo Abba, Padre. Come tutti sappiamo, Abba non è semplicemente padre, è il termine affettuoso che si usa per dire padre, quindi come papà, come babbo. Ecco, la costituzione dei verbum, che stava appunto nei numeri precedenti, presentando questo lungo percorso, preoccupandosi bene di specificare che il Nuovo e l'Antico Testamento sono uniti, eccetera, eccetera, però dice, però il Nuovo Testamento è una rappresentazione eminente di questa potenza della parola di Dio, perché in realtà è la conclusione, non è soltanto la conclusione perché è la fine, è la conclusione perché porta a compimento tutto quello che è stato detto prima. Molte cose si potrebbero interpretare in vari modi, ma l'interpretazione giusta è quella che porta a Gesù Cristo, quella che si conclude in Gesù Cristo. E qui c'è questo, una splendida sintesi kerigmatica, possiamo dire così, perché prendendo tutte frasi bibliche, in questa costituzione ci viene detto appunto come si conclude questo percorso e anche il perché. Quindi, quando venne la pienezza dei tempi, ripetendo l'espressione, no? Quando venne la pienezza dei tempi, il Verbo si fece carne, e questa è un'altra espressione biblica, sono tutte espressioni bibliche. Abitò tra noi pieno di grazia e di verità, stabilì il regno di Dio sulla terra, manifestò con parole e opere il Padre, perché alla fine è questo quello fondamentalmente che Gesù ha fatto e intendeva fare: far conoscere il Padre, il cuore del Padre, la santità del Padre, la potenza del Padre, la misericordia del Padre, l'amore soprattutto del Padre. Portò a compimento la sua opera, portò a compimento, quindi l'opera comincia con la nascita, cioè con l'incarnazione, ma poi con la morte, la resurrezione, l'ascensione e l'invio dello Spirito. Non sono tutte parole buttate là come per dire tante belle cose, no, sono molto precise, sono queste
le tappe fondamentali, la sua nascita che è l'incarnazione, la morte, la resurrezione, l'ascensione e l'invio dello Spirito. Questo mistero non fu manifestato prima, ma questa è la generazione. E perché tutto questo? Attenzione, affinché predicassero l'Evangelo, suscitassero la fede in Gesù Cristo e radunassero la Chiesa. Questi sono i compiti, i motivi principali, sono questi. Predicare il Vangelo, primo, perché predicando il Vangelo si diffonde questo messaggio, mettendo le persone in condizione di accettarlo o di rifiutarlo, perché è un annuncio che pretende di essere assoluto. E allora chi lo accetta, accetta qualcosa di assoluto. Non è che sono risorte 3-4 persone, per cui dice fra i 3-4 risorti io scelgo Gesù Cristo. No, per quanto ne so, nessuno risorge. Tu mi dici che Gesù Cristo è risorto e cambia tutto se lo accetto o se non lo accetto. Se non lo accetto, ho tante strade davanti a me. A me piace la meditazione buddista, a me piace un'altra esperienza, a me piace, ci sono tanti modi, eccetera. Ma se io accetto che Gesù Cristo è risorto, l'unico, diventa la priorità della vita. Non può competere con altri rivali, perché qualunque altro rivale sarebbe assolutamente un'altra cosa. Qui stiamo parlando di qualcosa di eccezionale, che nessun altro è risorto. Quindi l'annuncio è fondamentale, perché annunciando si mettono le persone in condizione di accettare o di rifiutare. Poi suscitare la fede in Gesù Cristo Signore, non una fede qualsiasi. Questo è un problema che sta nascendo molte volte, no? Ma io conosco un bravo musulmano, l'importante è che lui segua bene la sua fede, così dimostra di essere una brava persona. Ma sicuramente è una brava persona, chi gli dice niente? Ma noi siamo incaricati di suscitare la fede in Gesù Cristo Signore, senza disprezzare a nessuno, lasciando tutti liberi. Ma non si può dire che è la stessa cosa, assolutamente. Terzo, che radunassero la Chiesa. E qui c'è questo splendido verbo, radunare. Come abbiamo detto tante altre volte, dimostrandolo in vari modi, c'è questa polarità nella Bibbia tra radunare e disperdere. E qui è una di quelle occasioni in cui fa veramente tanto dispiacere vedere persone sparpagliate nella Chiesa che parlano di radunare. Basta ascoltare bene le preghiere della Messa, ci si accorge che questo radunare viene nominato spesso. C'è un famoso canto liturgico, molto bello, «O Signore, raccogli i tuoi figli», e poi per ironia nella Chiesa i dispersi raduna. E le persone disperse nella Chiesa cantano questo canto rimanendo dispersi, è fantastico. È veramente interessante come noi riusciamo a contraddirci. Cioè io sto in giro per la Chiesa e canto «Signore», come per dire, neanche il Signore ha la forza di radunare queste persone che tenacemente si tengono. Adesso se entra qualcuno qui,
e vi vede in questa bella assemblea, guardate come siete, tutti insieme. Allora, se voi tutti insieme parlate di radunare, uno ci capisce che sta dicendo, che stanno pensando quello che dicono. Siete effettivamente messi 4-5 per ogni panca e occupate tutte le panche, non c'è nessuno che sta lontanissimo. E così noi possiamo dire, vedete che bello, è così. E naturalmente radunare la Chiesa non si riferisce a radunare nel senso liturgico di stare seduti insieme, per carità. Però la liturgia è effettivamente uno di quei potentissimi mezzi con cui noi esprimiamo in tanti modi, con le parole, con i gesti, con i segni, esprimiamo quello che pensiamo. Allora, il problema è radunare, cioè essere insieme. Quindi, per esempio, è assurdo per un cristiano l'esclusione, la discriminazione. Non ne parliamo poi del razzismo, assolutamente, no? Perché radunare vuol dire metterci insieme, non solo fisicamente, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, sociale, della giustizia, eccetera. Noi non possiamo pensare, un cristiano non può pensare a un'esclusione basata sulla nazionalità, ma nemmeno sulla fede, perché è chiaro, se noi dobbiamo sia annunciare che radunare, non possiamo mica escludere le persone di altre fedi. Con loro dobbiamo essere delicati, dobbiamo essere rispettosi, ma non possiamo non immaginare che prima o poi anche loro devono ascoltare il nostro annuncio. Dopodiché, chiaramente sono liberi di accettare o di rifiutare, però a quel punto è una loro responsabilità. È molto importante che capiamo bene questa cosa, cioè tutto questo percorso che porta nella pienezza dei tempi a questi grandi mirabolanti esempi ed eventi e parole servono a queste cose qui. Allora, dice, allora non dobbiamo fare, ho detto anche altre volte, ma lo ripeto, non dovremmo allora fare, non so, la caritas intesa come la distribuzione dei viveri, il dopo scuola per i bambini poveri, il pozzo in un villaggio sperduto nel deserto, non dobbiamo farlo? Ma certo, perché non dovremmo? Però è logico, cioè la nostra fede automaticamente ci porta poi ad agire come persone di buona volontà. Quindi queste sono delle conseguenze, sono un completamento, sono una testimonianza. Se hai quella fede, è chiaro che dopo non abbandoni i poveri. Però dobbiamo capirlo bene che non è principalmente il lavoro della ONG quello che ci compete. Possiamo anche farlo, ci mancherebbe, ma bisogna capire bene quali sono le priorità. In questo caso la priorità non è tanto una questione di quanto tempo ci usiamo, ma proprio, cioè, dare per... Il problema è che questo è successo molte volte, succede molte volte, pensando che queste cose devono coesistere, si dà un enorme spazio di tempo, di soldi, di organizzazione, di formazione alle cose materiali. E si dà per scontato, siccome siamo cristiani, siccome siamo battezzati, siccome diciamo una preghierina ogni 3 giorni, allora dice, beh, diamo per scontato che ci sia anche quell'altro aspetto. Ma
Non è assolutamente vero, lo sappiamo benissimo. Ci sono moltissime persone di altre fedi che ricevono da noi il pane, la pasta, la professoressa che gli fa il corso di italiano o di un altro, per anni, senza mai sentirsi dire che Gesù Cristo è il Signore, che Gesù Cristo è l'unica salvezza, che Gesù Cristo è risorto. Io ricordo una volta ero con tutti i bambini e kosovari, erano profughi, li portai a un monastero ortodosso e c'era un grande affresco del giudizio universale. E io ho detto, vedete, questo è Gesù Cristo e questa è la fine del mondo. Tutti i buoni stanno vicino a lui, i bambini tutti contenti, gli sembrava giusto che i buoni stanno vicino a lui e tutti i cattivi sono andati lontano. Questa cosa a loro gli sembrava normale, è istintivo. Quindi questo è un bel personaggio, se c'ha i buoni vicino e c'ha i cattivi lontani. Ma i bambinetti con il loro occhiolino scientifico dicono, e perché questo Gesù c'ha il sangue sulle mani, c'ha il sangue sul petto? E io ho detto, ragazzi, è perché degli uomini cattivi, e lo hanno picchiato, i bambini tutti preoccupati, lo hanno inchiodato, tutti dispiaciuti, e alla fine lo hanno ucciso. Tutti delusi, questi poveri bimbi. E ho detto, però, i bambini con gli occhi aperti, come però, è morto, quale però? Con gli occhi aperti come una speranza, no? Cioè, mi ha appena detto che è morto, cos'è questo però? Cosa succede dopo la morte? Dopo 3 giorni, ragazzi, è resuscitato. I bambini tutti quanti hanno fatto l'applauso, contentissimi. Ma ce l'avessimo noi questa gioia quando sentiamo dire che Gesù è risorto, di fare un applauso, di sentire che bello. E un'altra volta, sempre in Albania, guarda caso, noi stavamo parlando con gli adulti di queste cose, i bambinetti giocavano, i bambini come al solito mentre giocano sentono tutto, uno di loro si gira e dice, ma se questo Gesù è risorto come dici tu, ma Gesù era un uomo, sì, ma allora risorgiamo anche noi, bimbetto, sì certo, ma poi non moriamo più, tutto contento il bambino, non moriamo più. No, tutto contento, il bambino ha cominciato a esultare come se la squadra avesse fatto un gol, perché lui aveva capito com'era importante. E non hanno tutti quanti il diritto di gioire così. Poi dopo, per mettere in pratica o per testimoniare questa fede, uno fa anche tante altre cose. Allora, hai detto che siamo tutti fratelli, e allora se quello è un fratello non puoi lasciarlo nella povertà, certo. Vediamo cosa si può fare. Ma non dobbiamo dimenticare il livello della priorità, da dove si parte e dove si arriva. Bene, tutte queste belle cose ci dice questo brano, naturalmente ne può dire anche altre. Però è proprio bello questa sintesi, no? Che ci dice tutto insieme. Cristo, arrivando dopo tutta la storia della salvezza, a concludere la storia della salvezza, porta queste novità, mostrando qual era l'orizzonte, cioè verso che cosa stava viaggiando tutto quello che abbiamo visto prima, come si è andato a concludere e che conseguenze ha nella vita del popolo.